per parecchio tempo anche nel corso di questa sessione conclusiva. E ora vediamo un'altra campionessa italiana assoluta del 2007, Maria Roberta Gerca, la vedete inquadrata, Atletica Velletri. Il titolo lei lo vinse indoor e, essendo classe 2000, lo vinse al secondo anno allieva. Pochissime le atlete che hanno vinto già da allieve il titolo italiano assoluto nella sia l'aperto che l'indoor. 3,70 alla prima prova, senza particolari problemi. Stavo raccontando di Elena Scarpellini, del suo successo, della sua medaglia nei campionati italiani assoluti di skeleton. Campionati italiani assoluti di skeleton che si sono disputati a Eagles, che non sta in Italia in realtà, ma è una località austriaca dove c'è. Maria Roberta Gerke ora, la campionessa italiana assoluta indoor del 2017, quando era ancora allieva. Tentativo potenzialmente nelle corde della portacolori dell'Atletica Velletri, ma che non va a segno. Lei vinse il titolo italiano assoluto con 4,15 metri, la misura più alta con cui si è vinto un titolo italiano è il 4,60 e va più illustre. Ma tra le di Chiarello c'è anche Miani, che ieri ha chiuso al terzo posto la gara maschile. Maria Roberta Gerca intanto, un'altra atleta in caccia di riscatto dopo quel errore impertinente a quota, alla prima prova a quota 3,90. Ancora un errore per Gerca. Ancora un errore per Maria Roberta Gerca. Nove anni, il prossimo 9 marzo. La concentrazione di Maria Roberta Gerca, 4,15 di primato personale al coperto in occasione del già più volte ricordato titolo italiano assoluto, 4,10 all'aperto, va per tenere in vita il proprio concorso e purtroppo la sua avventura finisce qua, ma difficilmente resterà nelle prime 8. Delusione, quasi lacrime per la feta laziale. Una delle atlete che poteva giocare un ruolo da protagonista, alle spalle ovviamente, delle due prime attrici